Buonasera a tutti e benvenuti al nostro salottino televisivo domenica Capizzi. Ci troviamo all'interno del centro commerciale Porto degli Ulivi qui a Rizzigoni, che ringraziamo per l'ospitalità, e siamo anche in diretta con Italia Reportage TV, la TV degli italiani, e ringraziamo tutti i telespettatori e auguriamo una buona visione. Tanti gli ospiti oggi presenti al nostro salottino e andiamo subito a conoscerli. Partiamo da una grande donna, una scrittrice che si è scoperta scrittrice, che ma anche un lato positivo di tutto ciò. Signore e signori, Patrizia Cordino. Grazie, buonasera Dominga. Che cosa dire? Quello che hai detto tu, mi sono scoperta scrittrice. Perché però prima di cominciare, sì, conosci, sì, i nostri. Certo, grazie. Ah. Noi abbiamo anche il primo cittadino di Parapodio, sempre in prima linea, valorizzare la promozione del territorio, ed è accompagnato dalla dottoressa nutrizionista, la dottoressa Antonella Bellettino. Buonasera. Siamo di essere il dottor Orlando Fazzolà. Questo binomio, anche perché è venuto accompagnato dalla dottoressa, lo scopriremo, perché ci renderà partecipi di un qualcosa che interesserà più di una persona. Quindi poi andiamo a scoprire perché. Sì, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Speriamo di contribuire affinché questa trasmissione sia interessante e che possa trasmettere qualcosa di positivo a tutti i nostri telespettatori. Ma sicuramente, perché ha un progetto tra le mani che ora renderemo partecipi tutti i nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Ma torniamo alla nostra scrittrice, una donna normale, tranquilla, che si è scrittrice, ma perché? Dietro cosa? Si è attraversato un periodo particolare della, sì, propria vita. Un periodo. Il fondo. Spieghiamo un po' perché. Sì, praticamente io ho scoperto, come tante altre persone nella vita, di avere un tumore. E questo è stata una cosa destabilizzante, come puoi immaginare, perché una diagnosi del genere è una cosa che ti destabilizza, ti distrugge la vita. Assolutamente. Sì, un fulmine a ciel sereno. E scoprendo praticamente questa malattia, ti cambia tante cose, cambi dentro. Diventi una donna diversa. E io ho sempre amato scrivere, sempre. E la malattia, diciamo che mi ha amplificato questa cosa. Quindi nei momenti tristi, nei momenti di dolore, nei momenti di sconforto, io affidavo a una pagina bianca i miei pensieri, e così alla fine, scrivendo durante le notti insonni, poi io dico sempre, qualcuno ha consigliato, sì, questo, sì, dire, sì, chi è stato. È stato il dottore Nicolò, io lo ringrazio sempre, il mio senologo, quello che ha scoperto tra l'altro la mia malattia, che io dico sempre alle donne, andare a fare prevenzione, che è la cosa più importante, perché attraverso la prevenzione possiamo arrivare a salvarci la vita. E io dovunque vado dico sempre questo, e dico, sono andata dal dottore Nicolò, ho fatto questa visita, purtroppo mi ha diagnosticato questa malattia, quindi poi ho avuto questo tumore al seno, poi da lì ho avuto altri problemi, ho avuto un tumore al colon, ho fatto la chemio, quindi una vita sconvolta. E il dottore, un giorno, quando io, tornando al dottore Nicolò, facevo la chemio, io piangevo, mi fa lui, ma smettila di piangere, dice che ti piace scrivere, scrivi, e mi ha dato un'agenda. E io in questa agenda poi ho riscritto tutte quelle cose che avevo scritto in fogli volanti, e ho ridato poi alla fine della chemio questa agenda a lui. Queste emozioni che venivano trasmesse, sì, su carta. Sì.
E lui poi mi ha chiamato un giorno e mi ha detto: guarda, tu non ti sei nemmeno resa conto che hai scritto un libro. E da lì, diciamo, è nata la mia vita oltre il cancro. Quindi ci siamo scoperti scrittrice. Sì. Bene, questa è una bella cosa, perché sì. Si arriva, si tocca il fondo, però si coglie anche il lato positivo. Ma tante persone, attraverso pure la scrittura, riescono ad elaborare un dolore. Elaborare un dolore attraverso la scrittura. Sì. Bene, questo. Bene. E continuiamo, conosciamo meglio il nostro sindaco di Varapodi, il dottor Orlando Fazzolari. Una persona sempre in prima linea per la promozione del territorio, eletto ben 27 volte, quindi penso che sia un traguardo, 27 no, eletto anni. 7 volte. 27 anni. E adesso è il 27esimo anno di amministrazione. Quindi 7 anni, 27 anni, però di seguito sindaco, cioè qualcosa vuol dire che lei riesce a fare, noi lo conosciamo, ecco, al di là di tutto è una persona molto vulcanica, una persona sempre in prima linea sul fronte, perché vuole dare sempre il meglio al proprio paese, ai propri cittadini. Infatti sono molteplici anche le iniziative che noi siamo stati presenti con le nostre telecamere della Graziano Tomarchio TV, quindi sempre promozione del territorio. Sì, cerchiamo di valorizzare il paese attraverso tante iniziative sociali, culturali, anche spettacolistiche, proprio per rappresentare al meglio quella che è la nostra socialità, la nostra appartenenza a certi principi, certi valori, certe tradizioni, e queste per trasmetterle dobbiamo chiaramente organizzare degli eventi. Eventi che ci vedono protagonisti. Tante volte anche la televisione ci ha dato la possibilità di farci conoscere meglio attraverso i canali, soprattutto delle televisioni private, e tutte queste iniziative rappresentano al meglio quello che è il nostro paese, quella che è la nostra realtà, e quindi lo facciamo un po' anche per far conoscere il territorio, ma anche per allietare, per coinvolgere i cittadini, per dare anche una, come dire, identità al paese, e questo lo si può fare solo se si organizzano degli eventi e i cittadini partecipano anche, perché si sentono coinvolti. E appassionati. E infatti, per mantenere vive sempre le tradizioni identitarie di questo paese che è Varapodi, l'ultima è stata a Natale che noi siamo stati presenti. Sì, il presepe vivente, la natività, così come la rappresentiamo noi, è veramente una cosa spettacolare, perché noi rappresentiamo tre momenti storici nel nostro presepe vivente. Rappresentiamo il periodo dei Romani, il periodo in cui è nato Gesù Bambino, e quindi quell'evento viene rappresentato al meglio. Poi rappresentiamo il Medioevo, che è il periodo in cui è nato il presepe vivente, perché il presepe nasce con San Francesco. E quindi raccontiamo un po' quello che era il periodo medievale, e poi portiamo tutto ai giorni nostri, e quindi la natività come è vissuta in questi anni, attraverso anche degli effetti speciali, tant'è che nel nostro presepe vivente scende la neve, che non si vede mai, ma a Natale, è vero, noi a Varapodi abbiamo avuto la neve, quindi tutto il presepe era innevato, con degli effetti speciali bellissimi. Quindi poi c'erano i bambini che sono stati coinvolti, tutte le scuole. Ripeto, bambini raccontano la natività attraverso le varie fasi, e quindi è stato bello avere anche i bambini protagonisti. Poi tutti i vari mestieri, e poi non da poco anche le tradizioni dolciarie, perché sono stati fatti dolci tipici della... quello è il momento attuale, no? La gastronomia. Ecco, io mi voglio legare ai prodotti, parliamo di alimentazione, quindi prodotti dolciari, perché è stato accompagnato questa sera dalla dottoressa, dalla nostra nutrizionista, la dottoressa Antonella Pellegrino. Ecco, perché questo binomio? Io vi accenno solo che hanno sotto mano il dottor Orlando Fazzolari un progetto che interesserà più di qualche persona. Comunque è un progetto abbastanza vero, si parla della nostra terra, si parla della Calabria,
Si pensa che noi siamo, la Calabria, presa dagli studi di scienziati, sia una terra di longevità. Spieghiamo un poco perché questo binomio anche con la dottoressa. Cos'è questo progetto? La dottoressa Pellegrino, Antonella Pellegrino, è una nutrizionista. Lei rappresenta da un punto di vista organizzativo e lavorativo la fondazione Walter Longo. La fondazione ha sede a Milano ed è partner per la realizzazione di questo studio che si realizza a Varapodio. Varapodio come centro, però i paesi interessati sono nel raggio di 20 km, quindi tutta la piana. Quindi c'è uno studio che prende come epicentro Varapodio, però sono tutti gli altri comuni della piana. Firanti. Lo studio ha anche come partner le università di Cosenza e di Palermo. Quindi siamo quattro soggetti che si sono messi insieme per realizzare questo studio sulla longevità. Intanto vorrei dire che lo studio è gratuito. Tutti i cittadini che decideranno volontariamente di seguire questo percorso che dura un anno è assolutamente a titolo gratuito. Gratuite sono le visite, gratuita è la dieta che devono seguire, gratuite sono gli esami che dovranno sistematicamente fare, perché è uno studio sulla persona. Attraverso questo studio noi dobbiamo rappresentare un fatto molto importante, che è questo: se si seguono certi comportamenti, se si mangia in un determinato modo, se si segue un certo stile di vita, si può allungare la longevità di almeno 5 anni. Quindi alla fine un comitato etico scientifico dovrà stabilire che attraverso questo studio si può migliorare la qualità della vita, ma addirittura allungarla di 5 anni. Poi sui dettagli parlerà la dottoressa Pellegrino. Comunque io vorrei ribadire che lo studio che è già stato avviato, già siamo avanti di un mese, ma ancora le iscrizioni possono essere fatte perché dura 12 mesi, quindi abbiamo tutto il tempo per inserire all'interno dello stesso altre persone che vorranno farvi parte. In ogni caso noi abbiamo l'obbligo di fare lo studio su un certo numero di persone. Quanto dovrebbero essere? 400 persone all'inizio, che poi magari alla fine potrebbero anche essere di meno, però essendo uno studio su base scientifica, primo studio in Europa, questo studio sulla longevità è il primo studio che si fa in Europa, non è il primo studio in Calabria, è il primo studio che si fa in Europa. Sono coinvolte le università, la fondazione, un comune che è ente finanziatore. È un dato assolutamente importante perché poi il comitato etico scientifico lo dovrà certificare lo studio, e questo significherà se i risultati che si otterranno rispetteranno quelle che sono le nostre aspettative, le aspettative della Fondazione Walter Longo. Sarà uno studio rivoluzionario che riguarderà poi tutto il mondo, perché parte dall'Europa, ma sicuramente lo prenderanno gli americani, ma poi sarà su base globale. E il fatto che questo studio si svolga in un piccolo paese della piana di Gioia Tauro, che riguarda il nostro territorio, è un fatto importantissimo, ma anche per la conoscenza del territorio stesso, perché poi noi andremo su riviste del tipo National Geographic, ci saranno televisioni interessanti, c'è Bloomberg, che è un network europeo che è interessato a noi. Quindi è una cosa che comunque è importantissima. E per detto che è un grosso progetto, che ha un grosso progetto tra le maniche, sì,
può interessare a più di una persona, ma i paesi che possono essere coinvolti, fatto vogliamo Marapolio, 20 chilometri anche Polistena, tutta la piana, Mauro, Rizzigoni, Palmi, Taurianova. Quindi invitiamo ad iscrivervi a questo grosso progetto, perché la Calabria è terra di centenari e se si può vivere qualche anno in più bisogna seguire determinate regole. Adesso entra in ballo la nostra dottoressa, la nutrizionista. Buonasera a tutti, buonasera. Bene, parliamo. Purtroppo al giorno d'oggi si mangia un po' male. Assolutamente. Quindi ci sono persone con determinate malattie, diabete, cancro e tra le altre cose anche bambini in sovrappeso. Ecco, bisognerebbe cambiare un po' gli stili di vita, prendere anche l'alimentazione come uno stile di vita, però meglio di lei non può che darci delle delucidazioni in merito. Grazie, esattamente, proprio questo è lo scopo del nostro studio, perché praticamente sono proprio gli stili di vita errati, l'alimentazione errata, che sta portando ad elevati e non elevati di casi proprio di ipertensione, di diabete, proprio di fattori di rischio di malattia. Il nostro studio è molto importante perché vuole controllare proprio l'alimentazione, vedere gli effetti dell'alimentazione sui fattori di rischio di malattia, quindi correlati anche all'età in questo caso. Ecco perché noi andremo a verificare gli effetti della dieta della longevità e della dieta mima digiuno del professor Longo, quindi vedere come questo tipo di alimentazione andrà a modificare proprio questi effetti. Noi abbiamo scelto, il professore ha scelto proprio la Calabria perché qui è una zona, è proprio quest'area, a 20 chilometri da Marapodio, quest'area ha un notevole numero di centenari, quindi loro erano portatori proprio di sane abitudini alimentari, di corretta alimentazione. Purtroppo allo stesso tempo abbiamo stessi dati diversi con un aumento dei casi di persone che, come dicevamo prima, non hanno più una corretta alimentazione, quindi si stanno un po' uscendo dal range dell'etica di quello che è lo stile di vita sano e la corretta alimentazione. Quindi si può dire che nello stare peggio si stava meglio prima, perché si mangiava... Assolutamente sì, si mangiava correttamente, c'era uno stile di vita molto più sano, molto più attivo e quindi non avevamo magari le macchine, non c'erano le macchine. Si camminava a piedi, quindi c'era anche uno stile di vita anche più attivo rispetto adesso. Ecco. Quindi noi vogliamo adesso vedere proprio come, cioè invertire la rotta. Quindi se riusciamo con l'alimentazione a inventire proprio la rotta e vedere proprio come modificare questi parametri. Ecco. Benissimo, solo quindi Marapodio, abbiamo detto come epicentro, e poi tutti i territori limitrofi, 20 Reggio Calabria non c'è, se no sarei stata la prima a iscrivermi. No. Però invitiamo tutti, non si può perdere questa occasione, amici telespettatori, state seguendo. Sì, che sono stati menzionati, ecco, iscrivetevi, perché è una cosa che fa, cioè se una può di più e vivere bene seguendo determinate regole di vita, che poi dobbiamo fare uno stile di vita, ecco, non deve essere una cosa che deve pesare. Ma accenniamo qualcosa di questa dieta mima digiuno? Allora, noi stiamo testando lo studio è costituito da 3 gruppi. Un gruppo è costituito dalla dieta della mima digiuno, un gruppo seguirà invece le indicazioni della dieta mima digiuno e della dieta della longevità e un altro gruppo seguirà il controllo, quindi le indicazioni nazionali degli stili di vita, diciamo della dieta, degli stili di vita. Quindi la dieta mima digiuno è una dieta prettamente con alimentazione vegetale. Dovranno seguire per 5 giorni un'alimentazione vegetale con anche delle aggiunta di mandorle, noci, insomma frutta secca, seguita per questo regime. La dieta della longevità
invece la dieta un po' dei nostri nonni, a cui si aggiungono le ricerche scientifiche, quindi abbiamo scienza e alimentazione dei nostri nonni, ecco, questo è come tipo. Anche qui abbiamo un'alimentazione un po' come integrale, con cereali integrali, ma anche pesce, consigliato almeno 3 volte a settimana, e poi insomma verdura, vegetali, insomma frutta secca, ecco, questo è un po'. Bene, e io lo dico sempre, il sindaco di Varapodi è sempre in trincea, in prima linea, e devo dire che questo progetto le fa onore, anche perché far capire che la nostra terra, la nostra Calabria, è terra di centenari, è terra di longevità, e lo si può continuare ad essere, penso che veramente... Sì, sì, è importante puntare sulla qualità della vita. Noi abbiamo fatto tanto negli anni precedenti per ristrutturare il paese, ma nel momento in cui abbiamo quasi realizzato tutto da un punto di vista delle opere pubbliche, mi sono chiesto come mai non si dovesse pensare a qualcos'altro che riguardasse non la costruzione del paese, ma la costruzione delle persone. E quindi ho puntato su questo, lo studio mi è venuto proprio perché ho ritenuto opportuno puntare sulla vita delle persone, oltre che puntare sulle strade. Certo, il paese è stato fatto, tutto a posto, adesso dobbiamo... dare un senso anche al proseguo della mia attività amministrativa. Io ho pensato che fosse necessario puntare sulla qualità della vita delle persone, e questo progetto è finalizzato proprio a dare risposte in questa direzione. Se si riuscirà a fare questo, vuol dire che abbiamo fatto veramente centro e che abbiamo dato quella risposta che ai nostri territori serve per essere valorizzati al meglio. Perché tutti pensano a fare una strada, tutti pensano a fare una piazza, ma pensare a migliorare la qualità della vita delle persone da un punto di vista amministrativo non ci pensa nessuno. Invece lei ci ha pensato. Ci ho pensato anche perché mi avvalgo della collaborazione del professore Longo, Walter Longo, che è uno scienziato e che comunque è una persona che conosco da molto tempo. E allora il connubio amministrazione comunale, scienza, Walter Longo, è stato facile da mettere insieme, pertanto siamo su questa strada proprio per delle sinergie che sono nate naturalmente. Ma c'è stato lo spunto da parte dell'amministrazione, che ha trovato anche le risorse finanziarie, perché questo progetto, che comunque a totale carico del comune vale 260.000 euro il progetto spesa, ma per fare uno studio del genere in America, che è l'unico simile a quello che abbiamo fatto noi, hanno speso 5 milioni di euro. Quindi noi con 260.000 euro forse riusciamo a fare quello che gli americani hanno fatto con 5 milioni di dollari, logicamente più o meno siamo là. Pertanto riteniamo che stiamo facendo una cosa importantissima. Sicuramente. Se la portiamo a casa lo studio, avrà valenza scientifica, intanto su base europea, ma poi sarà esportato in tutto il mondo. E lo studio parte dal nostro territorio. Ecco. E questo, Varapodio diventerà ancora di più famosa, perché già è tenuta come una bomboniera, grazie al dottor Orlando Fazzolari. E in più anche, se si riesce ad avere un record di longevità, penso che sia il massimo. Patrizia, sì. Tu sei di Palmi, sì. Quindi comunque potresti anche far parte di questo studio. Potrei, in effetti ci stavo pensando, poi parlerò col sindaco. Hai visto? Ma torniamo un po' a te, cara, sì. Torniamo a questo libro che hai scritto, La mia sì. vita oltre il cancro. Sì. Tante le emozioni, tanto anche cioè ciò che hai trascritto può servire ad una donna che comunque sia si ritrova dall'oggi al domani a ricevere una notizia, un fulmine a ciel sereno, basta già sentire tumore, cancro, una già se ne va in panico. Però tu hai trovato anche il lato positivo, perché dopo che sei scesa veramente a fondo sei risalita, come ho detto prima, più agguerrita e più guerriera di prima. Sì. Cogliendo anche questo lato positivo, perché ora stai scrivendo, e questo non è il solo libro, perché stai ancora continuando a scrivere. Sì, ma ho sempre scritto nella mia vita, solo che
nel momento del, diciamo, della malattia sono esplosa con questo libro che poi ho detto prima com'è nato, e quindi ora sto scrivendo qualche altra cosa che non ha niente a che fare con la malattia, perché bisogna sempre guardare oltre. E io nel mio libro, cioè è un libro che può sembrare strano, la mia vita oltre il cancro, ma non parla della malattia in se stessa, parla dell'arcobaleno che vai a vedere dopo la malattia, dei giorni che sono giorni diversi, cioè che hanno un senso. Tante volte noi come ti ha cambiato la vita? Ecco, cambiato, questa come il vivere giorno per giorno. Questa è la cosa più importante, vivere giorno per giorno. Io non faccio progetti, Dominga, non faccio assolutamente progetti, perché la vita poi alla fine bisogna viverla, ripeto, giorno per giorno, e godere delle piccole cose che la vita ci dà. Questo poi si capisce con la malattia. Questo. Poi ha avuto una grande gioia. Sì. Una grande gioia perché è diventata anche nonna. Sì, e questa Patrizia è la cosa più bella in assoluto, te lo dicevo prima, perché non ci sono parole, è un'emozione grande, è un dono grandissimo, immenso. Di recente hai fatto altri controlli, sei stata operata di nuovo? Sì, dopo il libro, cioè ho finito questo libro con un punto interrogativo su quello che arriverà dopo, e poi è arrivato il dopo e ha avuto ancora una volta, stavolta diciamo una formazione rara al Surrene, che qui purtroppo i medici un po', non perché, ecco questo è il mio libro, non perché voglio sminuire, però bisogna sempre andare oltre la Calabria per trovare veramente, a me dispiace dire questa bisogna cosa, bisogna trovare persone dispiace competenti, dispiace dire questa cosa, però è così, è così. E niente, andando su a Roma al Gemelli hanno visto che praticamente quella formazione al Surrene che era sottovalutata tra virgolette, e invece era un feocromocitoma, un tumore raro delle ghiandole surrenali, che sono stata operata. Quindi c'è sempre un oltre, Dominga, c'è sempre un oltre. E adesso sono qui, sono sempre contenta, radiosa, di essere, insomma, uno splendore, dobbiamo dire. È una guerriera. Però l'unica cosa bella di questo libro è la gioia che mi ha dato con tutti i premi. Che quanti ha preso premi? In tutta Italia. Quanti premi hai ricevuto, Patrizia? Tantissimi, 12, 13, cioè sei andata ovunque. Sono andata ovunque, da Milano, per esempio a Milano ha preso il primo premio, a Milano in un posto dove non mi conosceva nessuno, dove non conoscevo nessuno, è stato bellissimo, in Sicilia, sempre in Calabria, a Rende, Castrovillari, a Napoli. A Napoli pure, quindi ho girato un po'. Vuol dire che questo libro è servito a Palermo pure, È servito questo libro, sì, sicuramente. E poi un'altra cosa, la cosa più importante è che io ho fatto una donazione, quando è nato il libro, alla Susan Komen, di 20 miei libri, e sono stati inseriti al Gemelli nel reparto di terapia integrata tumore al seno, cioè le donne che vanno a fare la chemio possono prendere il libro oppure portarlo a casa, leggerlo, e quindi è lì nella bacheca di questo reparto, e quindi è stata una cosa bellissima poter aiutare anche gli altri. Una grande perché, donna, insomma, una grande grazie, donna, tengo grazie a precisarlo. Tra poco ricorre la festa della donna, anche sì, se la donna credo che debba essere festeggiata ogni giorno dalla sì, vita, sì, bisogna sì, rispettarla. La donna è. E tu sei l'emblema della donna. Noi siamo guerriere, indipendentemente dalla malattia, dal tumore, perché siamo guerriere nella vita, con i figli, con la famiglia, il lavoro, la casa, cioè quello che fa una donna. Certe volte, cioè in una giornata. E vabbè. È vero. È vero, è vero. Bene. Torniamo al nostro sindaco di Varapodio. Dobbiamo dire qualcos'altro, so che deve anche scappare.
Intanto vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato di poter parlare di questo studio che si sta svolgendo a Varapodio. Invito chi volesse iscriversi a farlo, perché comunque è gratuito, non costa niente e dà tantissimo. Intanto le persone che parteciperanno avranno dei controlli che diversamente per farli dovrebbero pagare tanti soldi, noi li facciamo gratuitamente. E può dare un contributo da un punto di vista scientifico a questo importante risultato che sarà realizzato qualora il comitato etico scientifico certificasse il valore dello stesso studio. Quindi per arrivare a Dama bisogna comunque muovere tante pedine. Noi ci stiamo mettendo tutto il nostro animo per arrivare a realizzare questo. Serve la risposta da parte del territorio, perché comunque è il nostro territorio che deve dare la risposta. Noi lo studio non lo possiamo estendere oltre, perché è questa zona che ha dato tanti longevi ed è in questa zona che si possono anche capire le cause del perché, e in questa zona si può anche migliorare questo standard, questo obiettivo. Pertanto è qui che lo studio bisogna trovare i natali, e da qui poi sarà esportato in tutto il mondo. Vivere meglio, vivere di più, penso che sia un obiettivo di tutti, che dovrebbe riguardare di tutti. Cioè, ma noi bisogna andare al comune di Varapodio, sì, c'è sì, un link c'è qua. La sede operativa, Piazza Santo Stefano, è la ex biblioteca comunale che noi l'abbiamo destinata allo scopo. Quindi c'è tutta la struttura che è a disposizione della fondazione, delle nutrizioniste, degli operatori che comunque svolgono tutte le attività all'interno della stessa, e pertanto è diciamo, facilmente accessibile anche come dire, al primo piano si entra, c'è già l'ufficio, ci sono le operatrici che insomma bisogna solamente andare a iscriversi, andare lì e iscriversi, fare la scheda informativa, firmare tutte le autorizzazioni sulla privacy, insomma fare tutto quel percorso che serve quando si fa uno studio scientifico, perché comunque di questo stiamo parlando, di studio scientifico. Non è che una cosa ecco così, è uno studio scientifico che ha una valenza europea, e sono coinvolti, lo ripeto, la fondazione che è leader in campo della longevità, la fondazione Walter Longo, è la prima in Europa, le università Cosenza e Palermo le conosciamo benissimo, che sono università di grande valenza culturale, spessore, certo, e quindi rappresentano comunque la nostra, anche la nostra forza da un punto di vista culturale, le due università. E poi c'è un comune che comunque è un comune che guarda oltre, no? Come il sindaco che lo rappresenta. È un comune che comunque vuole dare delle risposte, non quelle semplici di tappare la buca delle strade, ma a puntare a migliorare la vita delle persone. Questo è il nostro grande obiettivo. Ma io l'ho detto sempre, è un sindaco che va oltre. Bene, noi la ringraziamo per averla avuta nel nostro salottino. Buon proseguimento a tutti, grazie. Al nostro salottino televisivo domenicale. La dottoressa invece continua ad esserci con noi, a rimanere. Bene, e io do la linea alla pubblicità. Bene, ed eccoci ritornati dopo la pubblicità. Un ospite è appena andato via, il sindaco di Varapodio, il dottor Orlando Fazzolari, e un altro ospite è arrivato. Con noi un imprenditore del settore del wedding, che sempre ha avuto una visione a 360 gradi, guardando sempre oltre, sempre più avanti, e devo dire che ci è riuscito abbastanza bene, perché ad oggi è il direttore di una delle più importanti e rinomate location del wedding, il direttore, il dottor Giuseppe Di Francia, direttore di Capo Sperone Resort. Benvenuto. Grazie, un saluto naturalmente come sempre a chi ci segue da casa. Grazie a voi che mi avete invitato, ho piacere di essere in questo salotto con queste belle persone che portano avanti sempre la positività, la parte bella della nostra Calabria, le persone belle della nostra Calabria. Bene, con te vedo che c'è anche il primogenito, il maschietto, che salutiamo. Sì, qua con noi c'è Gaetano che ha partecipato, e anche lui parte di questo momento. Ciao. Bene, emozionato.
Bene, continuiamo poi a conoscere meglio, perché lo conosciamo dal punto di vista professionale, però io voglio andare a scoprire chi è il dottor Giuseppe di Francia, prima di parlare di ciò che ha fatto, di quello che è, di cosa rappresenta non solo nella sua terra. Continuiamo con la nostra dottoressa, la nutrizionista, che comunque ha accompagnato il sindaco di Varapodio per questo progetto importante. Ripeto, io sono a Reggio Calabria, però se no sarei stata la prima a iscrivermi, e poi ne parleremo anche col dottor Giuseppe di Francia di questo progetto. Ecco, per iscriversi cosa bisogna fare? Allora, per iscriversi basta scrivere a varapodio@fondazionevalterlongo.org, che è la mail, oppure abbiamo anche il numero che è 350 952 2377, e la segreteria quindi può accogliere poi le iscrizioni, che sono, ripetiamo, totalmente gratuite. Allora, attualmente tutte queste problematiche che iniziano anche con i bambini, perché si mangia male, potremmo chiamarle le malattie del benessere, perché comunque obesità, ipertensione, diabete fanno sì che comunque si mangia troppo e magari anche male. Sì, sono i fattori di rischio proprio classici anche della sedentarietà, perché quello è anche purtroppo uno dei fattori di rischio che porta a obesità, ipertensione e quindi anche al sovrappeso. Non a caso anche nel nostro studio clinico possono accedere le persone con già un leggero sovrappeso fino a obesità, e poi anche con queste caratteristiche per l'inclusione, quindi magari l'ipertensione oppure l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia, ecco, che portano proprio questi fattori di rischio. Ecco, il nostro ospite, il dottor Giuseppe di Francia, si sta chiedendo di cosa si sta parlando. Praticamente il sindaco di Varapodio, il dottor Orlando Fazzolari, ha finanziato come comune di Varapodio questo progetto, perché la Calabria è terra di longevità, terra di centenari. Allora è stata presa Varapodio, dottoressa, mi corregga se Varapodio, come epicentro, però si possono iscrivere almeno 400 persone, si sta pensando. 501, sì. 500? 500 persone. Sì. E praticamente poterli studiare, nello stesso tempo facendo fare determinate diete, che ora la dottoressa magari lo ricorda, diciamo, di nuovo, visto che il dottor di Francia non era presente. E si possono iscrivere, oltre alle persone di Varapodio, anche tutti i paesi limitrofi della piana, quindi si potrebbe anche iscrivere lei. Vogliamo un pochino riassumere che cosa fa questo progetto, finanziato dal comune, però prendono parte anche le università della Calabria, di Palermo, e questa la fondazione di Valterlongo. Assolutamente sì, quindi l'iscrizione è totalmente gratuita, lo studio è finanziato, come diceva, dal comune di Varapodio, l'ideatore è la fondazione Valterlongo insieme all'università della Calabria e di Palermo. Chi si iscriverà quindi sarà verrà inserito proprio a fare una visita che è un pre-screening iniziale, proprio per vedere, come dicevo prima, le caratteristiche di inclusione allo studio. È necessario che ci sia un'età tra i 30 e i 65 anni di età, quindi, come dicevo prima, un leggero sovrappeso, e anche poi i criteri di inclusione, quale può essere l'obesità o l'ipertensione o altri criteri. Verrà, dopo il pre-screening, verrà fatta una visita a Varapodio con me, quindi quindi la visita nutrizionale, e dopodiché ci sarà anche una visita, un esame, diciamo, di routine, esami ematochimici che sono svolti, diciamo, dal prelevatore verrà in loco, quindi proprio a Varapodio, non dovremo neanche spostarci, diciamo, dal loco, e dopodiché sapremo, tramite uno studio denominato randomizzazione, quindi un po' lo studio randomizzato, sapremo la persona a quale gruppo andrà a appartenere. Quindi se è il gruppo della dieta a mima digiuno,
grazie il gruppo con la dieta Mima Digiuno e la dieta della longevità, e poi ci sarà anche il gruppo di controllo. Quindi in base poi al gruppo che a cui la persona andrà ad appartenere, seguirà la dieta specifica. Bene. Dottor Giuseppe Di Francia, si parla sempre del buon cibo perché ne sa qualcosa visto dov'è e chi è, però si parla di uno studio e di un progetto, si potrebbe anche iscrivere visto che anche Palmi rientra. Guarda, quello che stai dicendo, che stiamo appunto dicendo questa sera, è un qualcosa che indirettamente noi abbiamo cercato, abbiamo parzialmente realizzato. Infatti qualche mese fa noi siamo stati a Bruxelles a presentare un progetto, il progetto Caposperone, per un nuovo tipo di turismo. Quindi non riguarda il matrimonio, non riguarda l'organizzazione di eventi importanti, ma la possibilità di far arrivare nel nostro territorio, nel territorio calabrese, nuovi turisti, quindi nuove persone che possono apprezzare la nostra terra. È sicuramente una cosa importantissima, grazie anche al fatto della vicinanza di questo osservatorio che si è creato sulla rete mediterranea nel paese vicino, che è quello di Nicotera. Noi in questi mesi abbiamo cercato in qualche modo di creare anche noi con prodotti nostri, e alla base di questi c'è l'uso del bergamotto, che si è scoperto negli anni che non ha soltanto la peculiarità per i profumi importanti, ma ha grandi proprietà curative, per cui l'utilizzo di questo prodotto all'interno di piatti che noi realizziamo, che, o perlomeno noi Pluere Maestatis, i nostri chef realizzano, si dà una mano, sicuramente un contributo a poter mangiare bene. Quindi piatti identitari della nostra tradizione. Esatto. Ecco, però ora vogliamo conoscere meglio chi è il dottor Giuseppe Di Francia, al di là che è il direttore, come ho detto, di una delle più rinomate, importanti e apprezzate location per cerimonia, per matrimoni. Ma chi è il dottor Giuseppe Di Francia? In primis un subacqueo, quindi un amante del mare, delle nostre coste, è uno dei grandi motivi che mi ha fatto rimanere in Calabria, rimanere a Palmi, perché io sono di Palmi, cerco di portare avanti il nostro territorio e la nostra costa, 8 km di scogliera inaccessibile alla terra tra Palmi e Bagnara, luogo meraviglioso per chi ama il mondo che esiste sotto il pelo dell'acqua. Quindi già un amante della natura, che penso che il mare sia una cosa meravigliosa. Sì, sì. Quindi tu aiutavi, facevi da... Sì, diciamo che sono partito con un banale corso di primo livello, a seguire ho aiutato a portare le persone in acqua, di seguito ho preso i vari livelli di brevetto per diventare istruttore, ho aperto un diving a Palmi, un altro a Tropea che gestiva 21 villaggi, e poi ho creato il mio quarto figlio, che è Caposperone, che inizia la sua la sua crescita come resort diver, come resort per i subacquei. Ma cosa si prova, ecco, stare tra i fondali? Cioè si dimenticano i problemi, si provano emozioni diverse, ci sì. Si allenta lo stress. Guarda, per chi ama la subacquea, naturalmente, per chi ama questi fondali, perché il fondale marino è veramente un mondo a sé. Noi siamo fortunatissimi perché siamo all'uscita dello stretto, quindi abbiamo un numero di correnti talmente elevato che permettono una vita stratosferica. E proprio io penso, non sono mai stato nello spazio, ma probabilmente è la stessa sensazione che si prova a navigare nello spazio. E tutto parte da lì. Tutto parte sì, da lì, sì. Perché poi cosa succede?
cosa si va a creare, cosa le si chiede? Niente, da là praticamente è realizzata quest'idea, questo sogno che era una struttura, un qualcosa che non esistesse in Calabria, con un livello di servizi, un'attenzione del dettaglio, e sicuramente mi ha aiutato tanto la mia educazione subacquea, perché sott'acqua gli errori non sono permessi, sott'acqua ci sono delle procedure e delle regole che vanno eseguite, rispettate e non interpretate. E questo probabilmente è stato uno dei motivi che hanno oggi determinato quello che rappresenta Caposperone nel mondo del wedding, quindi nella realizzazione di sogni. Beh, già Caposperone, la parola, perché sorge proprio, allora la natura ha aiutato tantissimo, perché dove sorge c'è una bellezza insuperabile, ecco, già a guardarla quando uno si affaccia nell'affaccio si rimane veramente... Sì, è unica, infatti io tra le altre cose abito pure all'interno della tenuta Caposperone e ogni mattina è veramente un nuovo paesaggio, una nuova emozione, è un quadro in movimento, è una tela che cambia giornalmente i propri colori e i propri soggetti, perché potrebbe sembrare che sia sempre la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, è ogni giorno un'emozione nuova. È vero. Dottoressa, non so se lei conosce Caposperone, se c'è mai stato. Assolutamente sì. Quindi al di là del buon cibo, perché Caposperone non è solo Caposperone Resort, parliamo nel mondo del wedding, quindi di matrimonio, cerimonia, grassi eventi, però il dottor Giuseppe Di Francia ha anche altre location, il Cascinale e l'Ulisse, giusto dottor Giuseppe? Sì, diciamo che Caposperone è la mamma, rappresenta la prima creatura dalla quale poi sono nati prima Ulisse, il nostro ristorante romantico, che è questa terrazza sullo stretto, quindi con di fronte le isole Eolie e la Sicilia. L'anno scorso invece a luglio, e voi eravate presenti all'inaugurazione, è nato il Cascinale, quindi questa country location aperta sia all'organizzazione di eventi, da piccoli eventi a matrimoni che però non superano le 100 persone, al fatto che noi ospitiamo questi aperitivi al tramonto molto scenici e queste cene con un abito diverso rispetto a quello che normalmente utilizziamo a Caposperone. Ma sempre piatti che sono promotori del nostro territorio, quindi sì, teniamo sempre a precisarlo, magari anche un po' più se una dalla spiaggia vuole andare a mangiare tranquillamente con una mise un po' più free, lo può tranquillamente fare. Esattamente, diciamo che il Cascinale riporta quelle che sono le caratteristiche di attenzione, dettaglio e qualità di Caposperone, però in una veste molto meno formale, quindi questo ci permette di poter ospitare anche quelle persone che in determinate giornate non vogliono essere in abiti eleganti, non dico in giacca e cravatta o abito lungo per le signore, ma sicuramente anche l'ambiente aiuta tanto, rilassa tanto, perché la bellezza del Cascinale è che è immerso nel verde della macchia mediterranea, quindi proprio viviamo un'esperienza che è totalmente diversa, altrettanto bella, ma ha un'altra chiave di lettura. Allora, prima di scoprire le novità di quest'anno, perché tra poco si riapriranno di nuovo i matrimoni, proprio si entra nel clou, nel... Patrizia, sì, torniamo a te tesoro, per quanto riguarda i libri, hai detto sì, che stai scrivendo qualche altra cosa, vuoi accennare qualcosa? Ho già scritto. Hai già scritto, ecco, vogliamo accennare sì, qualcosa? È in vista d'arrivo, sì, sarà un nuovo libro, parlerà di un momento particolare...
diciamo che c'è stato nel mondo della seconda guerra mondiale, però è un libro che parla della guerra mondiale a palmi, perché sono dei ricordi di mia zia e di mio padre. Da piccola, da sempre, mi raccontavano sempre di questa guerra, di queste cose che ci sono state proprio nel nostro paese, a palmi, come c'è stato in tutti i posti c'è la guerra mondiale. Tu sei molto legata, eri molto legata, sì, a questa zia. Zia mi raccontava sempre queste storie che non voglio che vadano perse, anche se il libro rimarrà lì. Cioè, ho pensato, anche se rimarrà, che solo che lo leggo io, però voglio che diventi edito e si chiamerà Sulle ali dei ricordi. È già stato premiato in Sicilia come inedito, quindi complimenti. È un libro carino, non lo so voi. Complimenti, una grande donna, veramente, questa donna Patrizia. Grazie. Che a volte io grazie chiamando magari affettivo, come ti ho chiamato tesoro, perché mi viene, sì, spontaneo, ci conosciamo, come è appunto per la persona che sì, sei. Grazie Dominga, grazie assai, grazie per questa bellissima serata, sono stata davvero felice. Ecco, grazie. ci voleva sì, il nostro saluto domenicale. Grazie. Infatti, dottoressa, invece dobbiamo dire qualche altra cosa prima di salutare e tornare al nostro ospite. Assolutamente, io consiglio a tutti l'iscrizione a questo studio clinico, perché è veramente importante, sia a livello internazionale, ma è importante per noi, per migliorare la nostra salute, per migliorare la composizione corporea, per migliorare sì anche i fattori di rischio di malattia e quindi anche essere più longevi, o comunque tornare, invertire la lotta e tornare un po' tutta la popolazione a essere più longevi. Quindi iscrivetevi. Bene. E invece voglio sapere le novità che ci sono per quanto riguarda questo fantastico mondo che ruota intorno al mondo del wedding. È meglio di un imprenditore, il dottor Giuseppe Di Francia, penso che persona più azzeccata, perché l'ho detto all'inizio, è sempre stato una persona, un imprenditore che ha guardato sempre oltre, a 360 gradi, sempre cercando di trovare qualcosa in più da dare per il lavoro che ama e per la passione che ha, che ci si mette, perché comunque è sempre presente, è sempre in prima linea. Sì, quello che dici è diciamo il vissuto. Fondamentalmente io sono dell'idea che una cosa la devi fare se ti piace e se veramente ci vuoi mettere l'impegno che merita la cosa che vai a fare, perché oggigiorno c'è tanto in giro in tutti i settori. Quindi un consiglio pure che io mi sento di dare a chi oggi si va ad incamminare verso un percorso lavorativo, un percorso imprenditoriale, un percorso formativo, è di fare la differenza, quindi di impegnarsi in quello che si vuole creare, che si vuole fare, perché oggi il pubblico ha anche una sua cultura, una sua informazione, una sua conoscenza, per cui è sempre più difficile poter stupire. E quindi anche la sfida che noi giornalmente abbiamo nella costruzione anche di un piatto è veramente la ricerca, l'innovazione, non dimenticando mai naturalmente da dove veniamo, da dove proveniamo. Quindi la tradizione, infatti spesso dico io l'innovazione nella tradizione, non dimenticandoci mai quelli che siamo e da dove appunto noi veniamo. Ma tornando appunto a quello che mi hai chiesto, la stagione 2023, io sento proprio che è la prima vera stagione dopo questo periodo di grande blocco che un pochino ha stranito tutti quanti. Quindi abbiamo il desiderio, la voglia, il piacere di rimetterci fortemente in gioco. La cosa bella è che tutto il mio grande staff, la famiglia Caposperone, mi segue a pieno ritmo in quella che è la nuova idea e la nuova presentazione di quello che noi andremo a fare da aprile, perché noi da aprile con l'evento di Pasqua iniziamo la stagione 2023. Quindi
inauguriamo con le giornate di Pasqua per poi partire all'Africa con la realizzazione di tanti sogni, di tante coppie, di tante famiglie che ci hanno dato fiducia e che quest'estate materializzeranno quello che hanno immaginato, hanno sognato magari da tanti anni. Quindi ci si vuole sposare? Sì, ci si vuole ancora sposare. E si può organizzare un matrimonio organizzato come se facesse un vestito, quindi matrimonio su misura, è vero quello esatto, che ho sentito? Sì, sì, ma infatti diciamo che la nostra forza in questi 13 anni, perché quest'anno facciamo 13 anni di attività a Caposperone, di matrimoni, di eventi importanti. E la cosa bella è che noi dall'inizio abbiamo fatto questa scelta, e cioè di fare un solo matrimonio al giorno e non un matrimonio a pranzo, un matrimonio a cena. Se il matrimonio a pranzo continua fino a sera, se il matrimonio a cena arriva fino alla colazione, quindi all'odore dei cornetti che escono dai nostri forni. Bene, credo che siamo giunti a fine diretta. Vorrei ringraziare i miei ospiti che sono stati qui presenti e hanno tenuto compagnia ai nostri telespettatori di Italia Reportage TV che ci hanno seguito sino ad adesso, e anche il pubblico qui all'interno del centro commerciale Porto degli Ulivi. Quindi ringraziamo la nostra Patrizia Pipino. Grazie a voi. La nostra scrittrice. Devo avere l'altro libro. Certo. Perché sono veramente... Certo. Però io volevo spendere una parola, pure io. Prego. Per Caposperone. Eccezionale, eccezionale veramente. Che poi alla fine. E poi un'altra cosa, il mio libro è nato lì, perché abbiamo fatto la presentazione proprio in questo posto da favola. Ne sappiamo qualcosa. Sono stato fortunatissimo. Ne sappiamo qualcosa, Patrizia, giusto? Sì, grazie. Bene, sono contenta. Dottoressa Antonella Pellegrino, grazie, la ringraziamo anche a lei per essere stata qua con noi, insieme al sindaco. Poi il dottor Orlando Fazzolari, per averci reso partecipe di questo grosso progetto. Ecco, noi abbiamo lanciato l'input affinché più persone al di là, diciamo, del paese di Varapodio e limitrofi, intorno circa 20 km sulla piana, possono iscriversi, anche perché tutto possono fare anche gli screening, gli esami, verrà valutato a circa 12 mesi. Quindi veramente che la Calabria è terra, terra longeva, quindi dovete venire tutti in Calabria per stare bene. E poi finiamo il nostro direttore di Caposperone Resort, un imprenditore nel settore del wedding che si sta sempre e sempre oltre, io lo dico sempre, che ha una visione a 360 gradi. Lo ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi veramente di avermi invitato, ho sempre piacere poter condividere questa energia positiva con belle persone e persone che fanno tanto per la nostra bella Calabria. Grazie. E infatti poi ci ritroviamo sempre tra amici, che poi alla fine più o meno voi siete di Palmi, tu Patrizia anche, e quindi alla fine ci siamo ritrovati. Il nostro salottino domenicale visivo che è ospite centro commerciale Porto Ulivi a Rizzigoni. Bene, io volevo prima di chiudere ringraziare anche il centro expert, il gruppo Nifral qua all'interno del centro commerciale, e anche il bar Ulivo Bistro. Ringraziare chi cura il mio out Tandem Moda a Reggio Calabria. Bene, non mi rimane altro che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima domenica, sempre qua dal nostro salottino televisivo domenicale, perché ci saranno altri ospiti, ma non vi svelo nulla ancora. Un abbraccio dalla vostra Dominga Pizzi, alla prossima. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro salottino televisivo domenicale Pizzi. Ci troviamo all'interno del centro commerciale Porto degli Ulivi qui a Rizzigoni, che ringraziamo per l'ospitalità, e siamo anche in diretta con Italia Reportage TV, la TV degli italiani, e ringraziamo tutti i telespettatori e auguriamo una buona visione. Tanti gli ospiti oggi presenti al nostro salottino e andiamo subito a conoscerli. Partiamo da una grande donna, una scrittrice che si è scoperta scrittrice, che
forte, ma il lato positivo di tutto ciò. Signore e signori, Patrizia. Grazie, buonasera Dominga. Che cosa dire? Quello che hai detto tu, mi sono scoperta scrittrice. Perché però prima di cominciare, sì. Conosci sì? I nostri... Certo, grazie. A noi abbiamo il primo cittadino di Varapodio, sempre in prima linea, per autorizzare la promozione del territorio ed è accompagnato dalla dottoressa nutrizionista, la dottoressa Antonella Bellettino. Buonasera. Siamo di essere... Orlando Fazzola. Questo binomio, anche perché è venuto accompagnato dalla dottoressa, lo scopriremo perché ci renderà partecipi di un qualcosa che interesserà più di una persona. Quindi poi andiamo a scoprire perché. Sì, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. Speriamo di contribuire affinché questa trasmissione sia interessante e che possa trasmettere qualcosa di positivo a tutti i nostri telespettatori. Ma sicuramente, perché ha un progetto tra le mani che ora renderemo partecipi tutti i nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Ma torniamo alla nostra scrittrice, una donna normale, tranquilla, che si è scrittrice, ma perché? Dietro cosa? Si è attraversato un periodo particolare della propria vita. Un periodo, il fondo, spieghiamo un po' perché. Sì, praticamente io ho scoperto, come tante altre persone nella vita, di avere un tumore. E questo è stata una cosa destabilizzante, come puoi immaginare, perché una diagnosi del genere è una cosa che ti destabilizza, ti distrugge la vita. Assolutamente. Un fulmine a ciel sereno. Sì, un fulmine a ciel sereno. E scoprendo praticamente questa malattia, ti cambia tante cose, cambi dentro. Diventi una donna diversa. E io ho sempre amato scrivere, sempre. E la malattia, diciamo che mi ha amplificato questa cosa. Quindi nei momenti tristi, nei momenti di dolore, nei momenti di sconforto, io affidavo a una pagina bianca i miei pensieri, e così alla fine, scrivendo, durante le notti insonni, poi io dico sempre. Qualcuno ha consigliato questo, è stato il dottore Nicolò, io lo ringrazio sempre, il mio senologo, quello che ha scoperto tra l'altro la mia malattia, che io dico sempre alle donne, andare a fare prevenzione, che è la cosa più importante, perché attraverso la prevenzione possiamo arrivare a salvarci la vita. Io dovunque vado dico sempre questo, sono andata dal dottore Nicolò, ho fatto questa visita, purtroppo mi ha diagnosticato questa malattia, quindi poi ho avuto questo tumore al seno, poi da lì ho avuto altri problemi, ho avuto un tumore al colon, ho fatto la chemio, quindi una vita sconvolta. E il dottore un giorno, quando io tornando al dottore Nicolò facevo la chemio, io piangevo, mi fa lui, ma smettila di piangere, dice che ti piace scrivere, scrivi, e mi ha dato un'agenda. E io in questa agenda poi ho riscritto tutte quelle cose che avevo scritto in fogli volanti e ho ridato poi alla fine della chemio questa agenda a lui. Queste emozioni che venivano trasmesse su carta. Sì. E lui poi mi ha chiamato un giorno e mi ha detto, guarda, tu non ti sei nemmeno resa conto che hai scritto un libro. E da lì, diciamo, è nata la mia vita oltre il cancro. Quindi ci siamo scoperti scrittrice. Sì. Bene, questa è una bella cosa perché si arriva, si tocca il fondo, però si coglie anche il lato positivo. Attraverso pure la scrittura riescono ad elaborare... elaborare un dolore attraverso la scrittura. Sì, bene, questo. Bene. E continuiamo, conosciamo meglio il nostro sindaco di Varapodi, il dottor Orlando Fazzolari.
una persona sempre in prima linea per la promozione del territorio, eletto ben 27 volte, quindi penso che sia un traguardo. 27 anni. E adesso è il 27esimo anno di amministrazione. Quindi 7 anni, 27 anni, però di seguito sindaco, cioè qualcosa vuol dire che lei riesce a fare, noi lo conosciamo, ecco, al di là di tutto è una persona molto vulcanica, una persona sempre in prima linea, sul fronte, perché vuole dare sempre il meglio al proprio paese, ai propri cittadini. Infatti sono molteplici anche le iniziative che noi siamo stati presenti con le nostre telecamere della Graziano Tomarchio TV, quindi sempre promozione del territorio. Sì, cerchiamo di valorizzare il paese attraverso tante iniziative sociali, culturali, anche spettacolistiche, proprio per rappresentare al meglio quella che è la nostra socialità, la nostra appartenenza a certi principi, certi valori, certe tradizioni, e queste per trasmetterle dobbiamo chiaramente organizzare degli eventi. Eventi che ci vedono protagonisti, tante volte anche la televisione ci ha dato la possibilità di farci conoscere meglio attraverso i canali, soprattutto delle televisioni private. E tutte queste iniziative rappresentano al meglio quello che è il nostro paese, quella che è la nostra realtà, e quindi lo facciamo un po' anche per far conoscere il territorio, ma anche per allietare, per coinvolgere i cittadini, per dare anche una, come dire, identità al paese. E questo lo si può fare solo se si organizzano degli eventi e i cittadini partecipano anche, perché si sentono coinvolti e appassionati. E infatti, per mantenere vive sempre le tradizioni identitarie di questo paese che va a podio. L'ultima è stata a Natale, che noi siamo stati presenti. Sì, il presepe vivente, la natività, così come la rappresentiamo noi, è veramente una cosa spettacolare, perché noi rappresentiamo tre momenti storici nel nostro presepe vivente. Rappresentiamo il periodo dei Romani, il periodo in cui è nato Gesù Bambino, e quindi quell'evento viene rappresentato al meglio. Poi rappresentiamo il Medioevo, che è il periodo in cui è nato il presepe vivente, perché il presepe nasce con San Francesco, e quindi raccontiamo un po' quello che era il periodo medievale, e poi portiamo tutto ai giorni nostri, e quindi la natività come è vissuta in questi anni, attraverso anche degli effetti speciali, tant'è che nel nostro presepe vivente scende la neve, che non si vede mai, ma a Natale, è vero, però poi abbiamo avuto la neve, quindi tutto il presepe era innevato, con degli effetti speciali bellissimi. Quindi poi c'erano i bambini che sono stati coinvolti, certo, tutte le scuole. I ripeto, bambini raccontano la natività attraverso le varie fasi. E quindi è stato bello avere anche i bambini protagonisti. Poi tutti i vari mestieri, e poi non da poco anche le tradizioni dolciarie, perché sono stati fatti dolci tipici della... quello è il momento attuale, no? La gastronomia, anche tutti, ecco, questi prodotti. Io mi voglio legare ai prodotti, parliamo di alimentazione, quindi prodotti dolciari. Perché? Perché è stato accompagnato questa sera dalla dottoressa, dalla nostra nutrizionista, la dottoressa Antonella Pellegrino. Ecco perché questo binomio. Io vi accenno solo che hanno sotto mano il dottor Orlando Fazzolari un progetto che interesserà più di qualche persona. Comunque è un progetto abbastanza vero, si parla della nostra terra, si parla della Calabria, si pensa che noi siamo, la Calabria, presa dagli studi di scienziati, sia una terra di longevità. Spieghiamo un poco perché questo binomio anche con la dottoressa, cos'è questo progetto? La dottoressa Pellegrino, Antonella Pellegrino, è una nutrizionista. Lei rappresenta, da un punto di vista organizzativo e lavorativo, la fondazione Walter Longo. La fondazione ha sede a Milano ed è partner per la realizzazione di questo studio che si
realizza Varapodio. Varapodio come centro, però i paesi interessati sono nel raggio di 20 km, quindi tutta la piana. Quindi c'è il studio che prende come di centro Varapodio, però sono tutti gli altri comuni della piana. Firanti. Lo studio ha anche come partner le università di Cosenza e di Palermo. Quindi siamo quattro soggetti che si sono messi insieme per realizzare questo studio sulla longevità. Intanto vorrei dire che lo studio è gratuito. Tutti i cittadini che decideranno volontariamente di seguire questo percorso che dura un anno è assolutamente a titolo gratuito. Gratuite sono le visite, gratuite la dieta che devono seguire, gratuite sono gli esami che dovranno sistematicamente fare, perché è uno studio sulla persona. Attraverso questo studio noi dobbiamo rappresentare un fatto molto importante, che è questo: se si seguono certi comportamenti, se si mangia in un determinato modo, se si segue un certo stile di vita, si può allungare la longevità di almeno 5 anni. Quindi alla fine un comitato etico-scientifico dovrà stabilire che attraverso questo studio si può migliorare la qualità della vita, ma addirittura allungarla di 5 anni. Poi sui dettagli parlerà la dottoressa Pellegrino. Comunque io vorrei ribadire che lo studio che è già stato avviato, già siamo avanti di un mese, ma ancora le iscrizioni possono essere fatte perché dura 12 mesi, quindi abbiamo tutto il tempo per inserire all'interno dello stesso altre persone che vorranno farvi parte. In ogni caso noi abbiamo l'obbligo di fare lo studio su un certo numero di persone. Quanto dovrebbero essere? 400 persone all'inizio, che poi magari alla fine potrebbero anche essere di meno, però essendo uno studio su base scientifica, primo studio in Europa, questo studio sulla longevità è il primo studio che si fa in Europa, non è il primo studio in Calabria, è il primo studio che si fa in Europa. Sono coinvolte le università, la fondazione, un comune che è ente finanziatore. È un dato assolutamente importante, perché poi il comitato etico-scientifico lo dovrà certificare lo studio, e questo significherà se i risultati che si otterranno rispetteranno quelle che sono le nostre aspettative, le aspettative della fondazione Walter Longo. Sarà uno studio rivoluzionario che riguarderà poi tutto il mondo, perché parte dall'Europa, ma sicuramente lo prenderanno gli americani, ma poi sarà su base globale. E il fatto che questo studio si svolga in un piccolo paese della piana di Gioia Tauro, che riguarda il nostro territorio, è un fatto importantissimo, ma anche per la conoscenza del territorio stesso, perché poi noi andremo su riviste del tipo National Geographic, ci saranno televisioni interessate, c'è Bloomberg, che è un network europeo che è interessato a noi. Quindi è una cosa che comunque è importantissima. E per detto che è un grosso progetto, che ha un grosso progetto tra le mani, sì, che può interessare a più di una persona, ma i paesi che possono essere coinvolti, fatto vogliamo Varapodio, 20 km anche Polistena, tutta la piana, Tauro, Rizzimoni, Palmi, Taurianova. Quindi eccetera. Invitiamo ad iscrivervi a questo grosso progetto, perché la Calabria è terra di centenari, e se si può vivere qualche anno in più bisogna seguire determinate regole. Adesso entri in ballo nostra dottoressa, la nutrizionista. Buonasera a tutti, buonasera. Bene, parliamo. Purtroppo al giorno d'oggi si mangia un po' male. Assolutamente. Quindi ci sono persone con determinate malattie, diabete, cancro e tra le altre cose anche bambini in sovrappeso. Ecco, bisognerebbe cambiare un po' gli stili di vita, prendere anche l'alimentazione come uno stile di vita, però meglio di lei non può che
darci delle delucidazioni in merito. Grazie, esattamente, proprio questo è lo scopo del nostro studio, perché praticamente sono proprio gli stili di vita errati, l'alimentazione errata, che sta portando ad elevati e non elevati di casi proprio di ipertensione, di diabete, proprio di fattori di rischio di malattia. Il nostro studio è molto importante perché vuole controllare proprio l'alimentazione, vedere gli effetti dell'alimentazione sui fattori di rischio di malattia, quindi correlati anche all'età in questo caso. Ecco perché noi andremo a verificare gli effetti della dieta della longevità e della dieta mima digiuno del professor Longo, quindi vedere come questo tipo di alimentazione andrà a modificare proprio questi effetti. Noi il professore ha scelto proprio la Calabria perché qui è una zona, è proprio quest'area, a 20 km da Varapodio, quest'area ha un notevole numero di centenari, quindi loro erano portatori proprio di sane abitudini alimentari, di corretta alimentazione. Purtroppo allo stesso tempo abbiamo stessi dati diversi con un aumento dei casi di persone che, come dicevamo prima, non hanno più una corretta alimentazione, quindi si stanno un po' uscendo dal range dell'etica di quello che è lo stile di vita sano e la corretta alimentazione. Quindi si può dire che nello stare peggio si stava meglio prima, perché si mangiava... Assolutamente sì, si mangiava correttamente, c'era uno stile di vita molto più sano, molto più attivo, e quindi non avevamo magari le macchine, si camminava a piedi. Quindi c'era anche uno stile di vita anche più attivo rispetto adesso, ecco. Quindi noi vogliamo adesso vedere proprio come, cioè invertire la rotta. Quindi riusciamo con l'alimentazione a inventire proprio la rotta e vedere proprio come modificare questi parametri. Ecco. Benissimo, solo quindi Varapodio, abbiamo detto come epicentro, e poi tutti i territori limitrofi, Reggio Calabria non c'è, se no sarei stata la prima a iscrivermi. No. Però invitiamo tutti, non si può perdere questa occasione. Amici telespettatori, state seguendo... che sono stati menzionati, ecco, iscrivetevi, perché è una cosa che fa, cioè se una può di più e vivere bene seguendo determinate regole di vita, che poi dobbiamo fare uno stile di vita, ecco, non deve essere una cosa che deve pesare. Ma accenniamo qualcosa di questa dieta mima digiuno? Allora, noi stiamo testando lo studio è costituito da tre gruppi. Un gruppo è costituito dalla dieta della mima digiuno, un gruppo seguirà invece le indicazioni della dieta mima digiuno e della dieta della longevità, e un altro gruppo seguirà il controllo, quindi le indicazioni nazionali degli stili di vita, diciamo delle dieta, no, degli stili di vita. Quindi la dieta mima digiuno è una dieta prettamente con alimentazione vegetale. Dovranno seguire per 5 giorni un'alimentazione vegetale con anche delle aggiunta di mandorle, noci, insomma frutta secca, seguita per questo regime. La dieta della longevità invece è la dieta un po' dei nostri nonni, a cui si aggiungono le ricerche scientifiche, quindi abbiamo scienza e alimentazione dei nostri nonni, ecco, questo è come tipo. Anche qui abbiamo un'alimentazione un po' come integrale, con cereali integrali, ma anche pesce consigliato almeno 3 volte a settimana, e poi insomma verdura, vegetali, insomma frutta secca, ecco, questo è un po'... Bene, e io lo dico sempre, il sindaco di Varapodio è sempre in trincea, in prima linea, e devo dire che questo progetto le fa onore, anche perché far capire che la nostra terra, la nostra Calabria, è terra di centenari, è terra di longevità, e lo si può continuare ad essere, penso che veramente... Sì, è importante puntare sulla qualità della vita. Noi abbiamo fatto tanto negli anni precedenti per ristrutturare il paese,
ma nel momento in cui abbiamo quasi realizzato tutto da un punto di vista delle opere pubbliche, mi sono chiesto come mai non si dovesse pensare a qualcos'altro che riguardasse non la costruzione del paese, ma la costruzione delle persone. E quindi ho puntato su questo, lo studio mi è venuto proprio perché ho ritenuto opportuno puntare sulla vita delle persone, oltre che puntare sulle strade. Certo, il paese è stato fatto, tutto a posto, adesso dobbiamo... Dare un senso anche al proseguo della mia attività amministrativa. Io ho pensato che fosse necessario puntare sulla qualità della vita delle persone. E questo progetto è finalizzato proprio a dare risposte in questa direzione. Se si riuscirà a fare questo, vuol dire che abbiamo fatto veramente centro e che abbiamo dato quella risposta che ai nostri territori serve per essere valorizzati al meglio. Perché tutti pensano a fare una strada, tutti pensano a fare una piazza, ma pensare a migliorare la qualità della vita delle persone da un punto di vista amministrativo non ci pensa nessuno. Invece lei ci ha pensato. Ci ho pensato anche perché mi avvalgo della collaborazione del professore Longo, Walter Longo, che è uno scienziato e che comunque è una persona che conosco da molto tempo. E allora il connubio amministrazione comunale, scienza, Walter Longo è stato facile da mettere insieme, pertanto siamo su questa strada proprio per delle sinergie che sono nate naturalmente, ma c'è stato lo spunto da parte dell'amministrazione che ha trovato anche le risorse finanziarie, perché questo progetto, che comunque a totale carico del comune vale 260.000 euro, il progetto spesa, ma per fare uno studio del genere in America, che è l'unico simile a quello che abbiamo fatto noi, hanno speso 5 milioni di euro. Quindi noi con 260.000 euro forse riusciamo a fare quello che gli americani hanno fatto con 5 milioni di dollari, logicamente più o meno siamo là. Pertanto riteniamo che stiamo facendo una cosa importantissima. Sicuramente. Se portiamo a casa lo studio, avrà valenza scientifica, intanto su base europea, ma poi sarà esportato in tutto il mondo. E lo studio parte dal nostro territorio. Ecco. E questo, Varapoto diventerà ancora di più famosa perché già è tenuta come una bomboniera grazie al dottor Orlando Fazzolari. E in più anche se si riesce ad avere un record di longevità, penso che sia il massimo. Patrizia, sì. Tu sei di Palmi, sì. Quindi comunque potresti anche far parte di questo studio. Potrei, in effetti ci stavo pensando, poi parlerò col sindaco. Hai visto? Ma torniamo un po' a te, cara, sì. Torniamo a questo libro che hai scritto, La mia vita oltre il cancro. Sì. Tante le emozioni, tanto anche le... cioè ciò che hai trascritto può servire ad una donna che comunque sia si ritrova dall'oggi al domani a ricevere una notizia, un fulmine a ciel sereno, basta già sentire tumore, cancro, una già se ne va in panico. Però tu hai trovato anche il lato positivo, perché dopo che sei scesa veramente a fondo sei risalita, come ho detto prima, più agguerrita e più guerriera di prima. Sì. Cogliendo anche questo lato positivo, perché ora stai scrivendo e questo non è il solo libro, perché stai ancora continuando a scrivere. Sì, ma ho sempre scritto nella mia vita, solo che nel momento del, diciamo, della malattia sono esplosa con questo libro che poi ho detto prima come è nato, e quindi ora sto scrivendo qualche altra cosa che non ha niente a che fare con la malattia. Perché bisogna sempre guardare oltre, e io nel mio libro, cioè è un libro che può sembrare strano, La mia vita oltre il cancro, ma non parla della malattia in se stessa, parla dell'arcobaleno che vai a vedere dopo la malattia, dei giorni che sono giorni diversi, cioè che hanno un senso. Tante volte noi come ti ha cambiato la vita? Ecco, questa, come il vivere giorno per giorno, questa è la cosa più importante, vivere giorno per giorno. Io non faccio progetti, Dominga, non faccio assolutamente progetti, perché la vita poi alla fine
bisogna viverla, ripeto, giorno per giorno e godere delle piccole cose che la vita ci dà. Questo poi si capisce con la malattia. Questo. Poi ha avuto una grande gioia. Sì. Una grande gioia perché è diventata anche nonna. Sì, e questa Patrizia. È la cosa più bella in assoluto, te lo dicevo prima, perché non ci sono parole, è un'emozione grande, è un dono grandissimo, immenso. Di recente hai fatto altri controlli, sei stata operata di nuovo? Sì, dopo il libro, cioè ho finito questo libro con un punto interrogativo su quello che arriverà dopo, e poi è arrivato il dopo e ha avuto ancora una volta, stavolta diciamo una formazione rara al Surrene, che qui purtroppo i medici un po', non perché, ecco questo è il mio libro, non perché voglio sminuire, però bisogna sempre andare oltre la Calabria per trovare veramente, a me ci spiace dire questa bisogna cosa, bisogna trovare persone competenti, dire questa cosa, però è così, è così. E niente, andando su a Roma al Gemelli hanno visto che praticamente quella formazione al Surrene che era sottovalutata, tra virgolette, e invece era un feocromocitoma, un tumore raro delle ghiandole surrenali, che sono stata operata. Quindi c'è sempre un oltre, Dominga, c'è sempre un oltre. E adesso sono qui, sono sempre contenta, radiosa, essere, insomma, uno splendore, dobbiamo dire. È una guerriera. Però l'unica cosa bella di questo libro è la gioia che mi ha dato con tutti i premi. Quanti premi? In tutta Italia. Quanti premi hai ricevuto, Patrizia? Tantissimi, 12, 13, cioè sei andato ovunque. Sono andata ovunque, da Milano, per esempio a Milano ha preso il primo premio, a Milano in un posto dove non mi conosceva nessuno, dove non conoscevo nessuno, è stato bellissimo, in Sicilia, sempre in Calabria, a Rende, Castrovillari, a Napoli. A Napoli pure, quindi ho girato un po'. Vuol dire che questo libro è servito a Palermo pure, eh? È servito questo libro, sì, sicuramente. E poi un'altra cosa, la cosa più importante è che io ho fatto una donazione, quando è nato il libro, alla Susan Komen di 20 miei libri, e sono stati inseriti al Gemelli nel reparto di terapia integrata tumore al seno, cioè le donne che vanno a fare la chemio possono prendere il libro oppure portarlo a casa, leggerlo, e quindi è lì nella bacheca di questo reparto, e quindi è stata una cosa bellissima poter aiutare anche gli altri. Una grande donna, insomma, una grande donna, tengo a precisarlo. Sono poco ricorre la festa della donna, anche se la donna credo che debba essere festeggiata ogni giorno dalla vita, bisogna rispettarla. La donna è, tu sei l'emblema della donna. Noi siamo guerriere, indipendentemente dalla malattia, dal tumore, perché siamo guerriere nella vita, con i figli, con la famiglia, il lavoro, la casa, cioè quello che fa una donna. Certe volte, cioè in una giornata... E vabbè, è vero, è vero, è vero. Bene. Torniamo al nostro sindaco di Varapodio. Dobbiamo dire qualcos'altro, so che deve anche scappare. Intanto vi ringrazio per questa opportunità che mi avete dato di poter parlare di questo studio che si sta svolgendo a Varapodio. Invito chi volesse iscriversi a farlo, perché comunque è gratuito, non costa niente, e dà tantissimo. Intanto le persone che parteciperanno avranno dei controlli che diversamente per farli dovrebbero pagare tanti soldi, noi li facciamo gratuitamente. E può dare un contributo da un punto di vista scientifico a questo importante risultato che sarà realizzato qualora il comitato etico scientifico certificasse il valore dello stesso studio. Quindi per arrivare a Dama bisogna comunque muovere tante pedine. Noi ci stiamo mettendo tutto il nostro animo per arrivare a realizzare questo. Serve la risposta da parte del territorio, perché comunque è il nostro territorio che deve dare la risposta. Noi lo studio non lo possiamo estendere oltre,
perché è questa zona che ha dato tanti longevi ed è in questa zona che si possono anche capire le cause del perché e in questa zona si può anche migliorare questo standard, questo obiettivo. Pertanto è qui che lo studio che bisogna trovare i natali e da qui poi sarà esportato in tutto il mondo. Vivere meglio, vivere di più, penso che sia un obiettivo di tutti, che dovrebbe riguardare di tutti. Cioè, ma noi bisogna andare al comune di Varapodio, sì, c'è un link c'è qua. La sede operativa, Piazza Santo Stefano, e la ex biblioteca comunale che noi l'abbiamo destinata allo scopo. Quindi c'è tutta la struttura che è a disposizione della fondazione, delle nutrizioniste, degli operatori che comunque svolgono tutte le attività all'interno della stessa e pertanto è diciamo facilmente accessibile anche come dire al primo piano si entra, c'è già l'ufficio, ci sono le operatrici che insomma bisogna solamente andare a iscriversi, andare lì e iscriversi, fare la scheda informativa, firmare tutte le autorizzazioni sulla privacy, insomma fare tutto quel percorso che serve quando si fa uno studio scientifico, perché comunque di questo stiamo parlando, di studio scientifico. Non è che una cosa ecco così, è uno studio scientifico che ha una valenza europea e sono coinvolti, lo ripeto, la fondazione che è leader in campo della longevità, la fondazione Walter Longo, è la prima in Europa, le università Cosenza e Palermo le conosciamo benissimo, che sono università di grande valenza culturale, spessore, certo, e quindi rappresentano comunque la nostra, anche la nostra forza da un punto di vista culturale, le due università. E poi c'è un comune che comunque è un comune che guarda oltre, no? Come il sindaco che lo rappresenta. È un comune che comunque vuole dare delle risposte, non quelle semplici di tappare la buca delle strade, ma a puntare a migliorare la vita delle persone. Questo è il nostro grande obiettivo. Ma io l'ho detto sempre, è un sindaco che va oltre. Bene, noi la ringraziamo per averla avuta nel nostro salottino. Buon proseguimento a tutti, grazie. Al nostro salottino televisivo domenicale. La dottoressa invece continua ad esserci con noi, a rimanere. Bene, e io do la linea alla pubblicità. Bene, ed eccoci ritornati dopo la pubblicità, un ospite è appena andato via, il sindaco di Varapodio, il dottor Orlando Fazzolari, e un altro ospite è arrivato. Con noi un imprenditore del settore del wedding che sempre ha avuto una visione a 360 gradi, guardando sempre oltre, sempre più avanti, e devo dire che ci è riuscito abbastanza bene perché ad oggi è il direttore di una delle più importanti e rinomate location del wedding, il direttore, il dottor Giuseppe Di Francia, direttore di Capo Sperone Resort. Benvenuto. Grazie, un saluto naturalmente come sempre a chi ci segue da casa. Grazie a voi che mi avete invitato, ho piacere di essere in questo salotto con queste belle persone che portano avanti sempre la positività, la parte bella della nostra Calabria, le persone belle della nostra Calabria. Bene, con te vedo che c'è anche il primogenito, il maschietto, che salutiamo. Sì, qua con noi c'è Gaetano che ha partecipato. E anche lui parte di questo momento. Ciao. Bene, emozionato. Bene, continuiamo poi a conoscere meglio, perché lo conosciamo dal punto di vista professionale, però io voglio andare a scoprire chi è il dottor Giuseppe Di Francia, prima di parlare di ciò che ha fatto, di quello che è, di cosa rappresenta non solo nella sua terra. Continuiamo con la nostra dottoressa, la nutrizionista, che comunque ha accompagnato il sindaco di Varapodio per questo progetto importante. Ripeto, io sono a Reggio Calabria, però se no sarei stata la prima a iscrivermi, e poi ne parleremo anche col dottor Giuseppe Di Francia di questo progetto. Ecco, per iscriversi cosa bisogna fare? Allora, per iscriversi basta scrivere a varapodio@fondazionewalterlongo.org, che è la mail, oppure abbiamo anche il numero che è 350
952 2377, e la segreteria quindi può accogliere poi le iscrizioni, che sono, ripetiamo, totalmente gratuite. Allora, attualmente tutte queste problematiche che iniziano anche con i bambini, perché si mangia male, potremmo chiamarle le malattie del benessere, perché comunque obesità, ipertensione, diabete fanno sì che comunque si mangia troppo e magari anche male. Sì, sono i fattori di rischio proprio classici anche della sedentarietà, perché quello è anche purtroppo uno dei fattori di rischio che porta a obesità, ipertensione e quindi anche al sovrappeso. Non a caso anche nel nostro studio clinico possono accedere le persone con già un leggero sovrappeso fino a obesità, e poi anche con queste caratteristiche per l'inclusione, quindi magari l'ipertensione oppure l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia, ecco, che portano a questi fattori di rischio. Ecco, il nostro ospite, il dottor Giuseppe Di Francia, si sta chiedendo di cosa si sta parlando. Praticamente il sindaco di Varapodi, il dottor Orlando Fazzolari, ha finanziato come comune di Varapodio questo progetto, perché la Calabria è terra di longevità, terra di centenari. Allora è stata presa Varapodio, dottoressa, mi corregga se Varapodio, come epicentro, però si possono iscrivere almeno 400 persone, si sta pensando. 501, sì. 500? 500 persone. Sì. E praticamente poterli studiare nello stesso tempo facendo fare determinate diete, che ora la dottoressa magari lo ricorda, diciamo, di nuovo, visto che il dottor Di Francia non era presente. E si possono iscrivere, oltre alle persone di Varapodio, anche tutti i paesi limitrofi della piana, quindi si potrebbe anche iscrivere lei. Vogliamo un pochino riassumere che cosa fa questo progetto, finanziato dal comune, però prendono parte anche le università della Calabria, di Palermo e questa, la fondazione di Walter Longo. Assolutamente sì, quindi l'iscrizione è totalmente gratuita. Lo studio è finanziato, come diceva, dal comune di Varapodio. L'ideatore è la Fondazione Walter Longo insieme all'Università della Calabria e di Palermo. Chi si iscriverà, quindi verrà inserito proprio a fare una visita che è un pre-screening iniziale, proprio per vedere, come dicevo prima, le caratteristiche di inclusione allo studio. È necessario che ci sia un'età tra i 30 e i 65 anni di età, quindi, come dicevo prima, un leggero sovrappeso e anche poi i criteri di inclusione, quale può essere l'obesità o l'ipertensione o altri criteri. Verrà, dopo il pre-screening, verrà fatta una visita a Varapodio con me, quindi la visita nutrizionale. E dopodiché ci sarà anche una visita, un esame, diciamo, di routine, esami ematochimici che sono svolti, diciamo, dal prelevatore verrà in loco, quindi proprio a Varapodio, non dovremo neanche spostarci, diciamo, dal loco. E dopodiché sapremo, tramite uno studio denominato randomizzazione, quindi un po' lo studio randomizzato, sapremo la persona a quale gruppo andrà a appartenere. Quindi se è il gruppo della dieta mima digiuno, se è il gruppo con la dieta mima digiuno e la dieta della longevità, e poi ci sarà anche il gruppo di controllo. Quindi in base poi al gruppo che a cui la persona andrà ad appartenere, seguirà la dieta specifica. Bene, dottor Giuseppe Di Francia, si parla sempre del buon cibo perché ne sa qualcosa, visto dov'è e chi è, però si parla di uno studio e di un progetto, si potrebbe anche iscrivere, visto che anche Palmi rientra. Guarda, quello che stai dicendo, che stiamo appunto dicendo questa sera, è un qualcosa che indirettamente noi abbiamo cercato, abbiamo parzialmente realizzato. Infatti qualche mese fa noi siamo stati a Bruxelles a presentare un progetto, il progetto Caposperone, per un nuovo tipo di turismo.
Quindi non riguarda il matrimonio, non riguarda l'organizzazione di eventi importanti, ma la possibilità di far arrivare nel nostro territorio, nel territorio calabrese, nuovi turisti, quindi nuove persone che possono apprezzare la nostra terra. È sicuramente una cosa importantissima, grazie anche al fatto della vicinanza di questo osservatorio che si è creato sulla rete mediterranea nel paese vicino, che è quello di Nicotera. Noi in questi mesi abbiamo cercato in qualche modo di creare anche noi con prodotti nostri, e alla base di questi c'è l'uso del bergamotto, che si è scoperto negli anni che non ha soltanto la peculiarità per i profumi importanti, ma ha grandi proprietà curative, per cui l'utilizzo di questo prodotto all'interno di piatti che noi realizziamo, che, o perlomeno noi Pluriae Maiestatis, i nostri chef realizzano, si dà una mano, sicuramente un contributo a poter mangiare bene. Quindi piatti identitari della nostra tradizione. Esatto. Ecco, però ora vogliamo conoscere meglio chi è il dottor Giuseppe Di Francia, al di là che è il direttore, come ho detto, di una delle più rinomate, importanti e apprezzate location per cerimonia, per matrimoni. Ma chi è il dottor Giuseppe Di Francia? In primis un subacqueo, quindi un amante del mare, delle nostre coste, è uno dei grandi motivi che mi ha fatto rimanere in Calabria, rimanere a Palmi, perché io sono di Palmi, cerco di portare avanti il nostro territorio e la nostra costa, 8 km di scogliera inaccessibile alla terra tra Palmi e Bagnara, luogo meraviglioso per chi ama il mondo che esiste sotto il pelo dell'acqua. Quindi già un amante della natura, che pensa che il mare sia una cosa meravigliosa. Sì, sì. Quindi tu aiutavi, facevi da... Sì, diciamo che sono partito con un banale corso di primo livello. A seguire ho aiutato a portare le persone in acqua, di seguito ho preso i vari livelli di brevetto per diventare istruttore, ho aperto un diving a Palmi, un altro a Tropea che gestiva 21 villaggi, e poi ho creato il mio quarto figlio, che è Caposperone, che inizia la sua la sua crescita come resort diver, come resort per i subacquei. Ma cosa si prova, ecco, stare tra i fondali? Cioè si dimenticano i problemi, si provano emozioni diverse, ci sì. Si allenta lo stress. Guarda, per chi ama la subacquea, naturalmente, per chi ama questi fondali, perché il fondale marino è veramente un mondo a sé. Noi siamo fortunatissimi perché siamo all'uscita dello stretto, quindi abbiamo un numero di correnti talmente elevato che permettono una vita stratosferica, e proprio io penso, non sono mai stato nello spazio, ma probabilmente è la stessa sensazione che si prova a navigare nello spazio. E tutto parte da lì. Tutto parte sì, da lì, sì. Perché poi cosa succede? Cosa si va a creare? Cosa le si chiede? Niente, da là praticamente è realizzata quest'idea, questo sogno, che era una struttura, un qualcosa che non esistesse in Calabria, con un livello di servizi, un'attenzione del dettaglio. E sicuramente mi ha aiutato tanto la mia educazione subacquea, perché sott'acqua gli errori non sono permessi, sott'acqua ci sono delle procedure e delle regole che vanno eseguite, rispettate e non interpretate, e questo probabilmente è stato uno dei motivi che hanno oggi determinato quello che rappresenta Caposperone nel mondo del wedding, quindi nella realizzazione di sogni.
Beh, già Caposperone, la parola perché sorge proprio, allora la natura ha aiutato tantissimo perché dove sorge c'è una bellezza insuperabile, ecco, già a guardarla quando uno si affaccia nell'affaccio si rimane veramente... Sì, è unica, infatti io tra le altre cose abito pure all'interno della tenuta Caposperone e ogni mattina è veramente un nuovo paesaggio, una nuova emozione, è un quadro in movimento, è una tela che cambia giornalmente i propri colori e i propri soggetti, perché potrebbe sembrare che sia sempre la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, è ogni giorno un'emozione nuova. È vero. Dottoressa, non so se lei conosce Caposperone, se c'è mai stato. Assolutamente sì. Quindi, al di là del buon cibo, perché Caposperone non è solo Caposperone Resort, parliamo nel mondo del wedding, quindi di matrimonio, cerimonia, grassi eventi, però il dottor Giuseppe Di Francia ha anche altre location, il Cascinale e l'Ulisse, giusto dottor Giuseppe? Sì, diciamo che Caposperone è la mamma, rappresenta la prima creatura dalla quale poi sono nati prima Ulisse, il nostro ristorante romantico, che è questa terrazza sullo stretto, quindi con di fronte le isole Eolie e la Sicilia. L'anno scorso invece a luglio, e voi eravate presenti all'inaugurazione, è nato il Cascinale, quindi questa country location aperta sia all'organizzazione di eventi, da piccoli eventi a matrimoni che però non superano le 100 persone, al fatto che noi ospitiamo questi aperitivi al tramonto, molto scenici, e queste cene con un abito diverso rispetto a quello che normalmente utilizziamo a Caposperone. Ma sempre piatti che sono promotori del nostro territorio, quindi sì, teniamo sempre a precisarlo, magari anche un po' più se una dalla spiaggia vuole andare a mangiare tranquillamente con una mise un po' più free, lo può tranquillamente fare. Esattamente, diciamo che il Cascinale riporta quelle che sono le caratteristiche di attenzione, dettaglio e qualità di Caposperone, però in una veste molto meno formale, quindi questo ci permette di poter ospitare anche quelle persone che in determinate giornate non vogliono essere in abiti eleganti, non dico in giacca e cravatta o abito lungo per le signore, ma sicuramente anche l'ambiente aiuta tanto, rilassa tanto, perché la bellezza del Cascinale è che è immerso nel verde della macchia mediterranea, quindi proprio viviamo un'esperienza che è totalmente diversa, altrettanto bella, ma ha un'altra chiave di lettura. Allora, prima di scoprire le novità di quest'anno, perché tra poco si riapriranno di nuovo i matrimoni, proprio si entra nel clou, nel... Patrizia, sì, torniamo a te tesoro, per quanto riguarda i libri, hai detto sì, che stai scrivendo qualche altra cosa, vuoi accennare qualcosa? Ho già scritto. Hai già scritto, ecco, vogliamo accennare sì, qualcosa? È in vista d'arrivo, sì, sarà un nuovo libro, parlerà di un momento particolare... diciamo che c'è stato nel mondo della seconda guerra mondiale, però è un libro che parla della guerra mondiale a Palmi, perché sono dei ricordi di mia zia e di mio padre, da piccola, da sempre, mi raccontavano sempre di questa guerra, di queste cose che ci sono state proprio nel nostro paese, a Palmi, come c'è stato... in tutti i posti c'è la guerra mondiale. Sei molto legata, eri molto legata sì, a questa zia. Zia mi raccontava sempre queste storie che non voglio che vadano perse, anche se il libro rimarrà lì, cioè, ho pensato anche se rimarrà, che solo che lo leggo io, però voglio che diventi edito e si chiamerà Sulle ali dei ricordi, è già stato premiato in Sicilia come inedito, quindi
Complimenti. È un libro carino, non lo so. Voi. Complimenti, una grande donna, veramente questa donna, Patrizia. Grazie. Che a volte io grazie. Chiamando magari affettivo, come ti ho chiamato tesoro, perché mi viene sì, spontaneo, ci conosciamo, come appunto per la persona che sì, sei. Grazie Dominga, grazie assai, grazie per questa bellissima serata, sono stata davvero felice. Ecco, ci grazie. Voleva, ci voleva sì. Il nostro saluto, la nostra domenicale, infatti. Dottoressa, invece dobbiamo dire qualche altra cosa prima di salutare e tornare al nostro ospite? Assolutamente, io consiglio a tutti l'iscrizione a questo studio clinico perché è veramente importante, sia a livello internazionale, ma è importante per noi, per migliorare la nostra salute, per migliorare la composizione corporea, per migliorare sì anche i fattori di rischio di malattia e quindi anche essere più longevi o comunque tornare, invertire la lotta e tornare un po' tutta la popolazione a essere più longevi. Quindi iscrivetevi. Bene. E invece voglio sapere le novità che ci sono per quanto riguarda questo fantastico mondo che ruota intorno al mondo del wedding. È meglio di un imprenditore. Il dottor Giuseppe Di Francia penso che è persona più azzeccata, perché l'ho detto all'inizio, è sempre stata una persona, un imprenditore che ha guardato sempre oltre, a 360 gradi, sempre cercando di trovare qualcosa in più da dare per il lavoro che ama e per la passione che ha, che ci si mette, perché comunque è sempre presente, è sempre in prima linea. Sì, quello che dici è diciamo il vissuto. Fondamentalmente io sono dell'idea che una cosa la devi fare se ti piace e se veramente ci vuoi mettere l'impegno che merita la cosa che vai a fare. Perché oggigiorno c'è tanto in giro, in tutti i settori. Quindi un consiglio pure che io mi sento di dare a chi oggi si va ad incamminare verso un percorso lavorativo, un percorso imprenditoriale, un percorso formativo, è di fare la differenza, quindi di impegnarsi in quello che si vuole creare, che si vuole fare, perché oggi il pubblico ha anche una sua cultura, una sua informazione, una sua conoscenza, per cui è sempre più difficile poter stupire e quindi anche la sfida che noi giornalmente abbiamo nella costruzione anche di un piatto è veramente la ricerca, l'innovazione, non dimenticando mai naturalmente da dove veniamo, da dove proveniamo, quindi la tradizione, infatti spesso dico io l'innovazione nella tradizione, non dimenticandoci mai quelli che siamo e da dove appunto noi veniamo. Ma tornando appunto a quello che mi hai chiesto, la stagione 2023, io sento proprio che è la prima vera stagione dopo questo periodo di grande blocco che è un pochino ha stranito tutti quanti, quindi abbiamo il desiderio, la voglia, il piacere di rimetterci fortemente in gioco. La cosa bella è che tutto il mio grande staff, la famiglia Caposperone, mi segue a pieno ritmo in quella che è la nuova idea e la nuova presentazione di quello che noi andremo a fare da aprile, perché noi da aprile con l'evento di Pasqua iniziamo la stagione 2023. Quindi inauguriamo con le giornate di Pasqua per poi partire a Raffica con la realizzazione di tanti sogni, di tante coppie, di tante famiglie che ci hanno dato fiducia e che quest'estate materializzeranno quello che hanno immaginato, hanno sognato magari da tanti anni. Quindi ci si vuole sposare? Sì, ci si vuole ancora sposare. E si può organizzare un matrimonio organizzato come se facesse un vestito, quindi un matrimonio su
Riva, è vero quello esatto, che ho sentito? Sì, sì. Ma infatti diciamo che la nostra forza in questi 13 anni, perché quest'anno facciamo 13 anni di attività a Caposperone, di matrimoni, di eventi importanti, e la cosa bella è che noi dall'inizio abbiamo fatto questa scelta, e cioè di fare un solo matrimonio al giorno e non un matrimonio a pranzo, matrimonio a cena. Se il matrimonio a pranzo continua fino a sera, se il matrimonio a cena arriva fino alla colazione, quindi all'odore dei cornetti che escono dai nostri forni. Bene, credo siamo giunti a fine diretta. Vorrei ringraziare i miei ospiti che sono stati qui presenti e hanno tenuto compagnia ai nostri telespettatori di Italia Reportage TV che ci hanno seguito sino ad adesso, e anche il pubblico qui all'interno del centro commerciale Porto degli Ulivi. Quindi ringraziamo la nostra Patrizia Pipino, grazie a voi, la nostra scrittrice. Devo avere l'altro libro. Certo. Perché sono veramente... Certo. Però io volevo spendere una parola, pure io, per Caposperone. Eccezionale, eccezionale veramente. Che poi alla fine... E poi un'altra cosa, il mio libro è nato lì, perché abbiamo fatto la presentazione proprio in questo posto da favola. Ne sappiamo qualcosa. È stato fortunatissimo. Ne sappiamo qualcosa, Patrizia, giusto? Grazie. Sono contenta. Dottoressa Antonella Pellegrino, grazie, la ringraziamo anche a lei per essere stata qua con noi, insieme al sindaco Capodi, il dottor Orlando Fazzolari, per averci reso partecipe di questo grosso progetto. Ecco, noi abbiamo lanciato l'input affinché più persone al di là, diciamo, del paese di Varapodio e limitrofi, intorno a circa 20 chilometri sulla piana, possono iscriversi, anche perché tutto possono fare anche gli screening, gli esami, verrà valutato a circa 12 mesi. Quindi veramente che la Calabria è terra, terra longeva, quindi dovete venire tutti in Calabria per stare bene. E poi finiamo il nostro direttore di Caposperone Resort, un imprenditore nel settore del wedding che si sta sempre e sempre oltre, io lo dico sempre, che ha una visione a 360 gradi. Lo ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi veramente di avermi invitato, ho sempre piacere poter condividere questa energia positiva con belle persone e persone che fanno tanto per la nostra bella Calabria. Grazie. E infatti poi ci ritroviamo sempre tra amici, che poi alla fine più o meno voi siete di Palmi, tu Patrizia, sì, anche, e quindi alla fine ci siamo ritrovati. Il nostro salottino domenicale visivo che è ospite centro commerciale Porto Ulivi a Rizzigoni. Bene, io volevo prima di chiudere ringraziare anche il centro expert, il gruppo Nifral qua all'interno del centro commerciale, e anche il bar Ulivo Bistro. Ringraziare chi cura il mio out tandem moda a Reggio Calabria. Bene, non mi rimane altro che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima domenica, sempre qua dal nostro salottino televisivo domenicale, perché ci saranno altri ospiti, ma non vi svelo nulla ancora. Un abbraccio dalla vostra Dominga Pizzi, alla prossima.